Io non gioco alla guerra. O la faccio o non la faccio. E secondo, per farla bisogna essere in due. E io ho scelto te. Allora non potrai farla. Sì, te l'ho detto, lo ammetto. Ti confesso che l'ho detto io, ma questo... Ma il nostro amore è impossibile. Sì, è impossibile. È così, è la verità, basta. Forse io potrei andarmene. Andartene? E dove? A vivere da solo. Potete contare su di me per qualsiasi cosa. Io sarò a vostra disposizione sempre, ok? Mi ha appena chiamata Pierre. Stanno facendo un casting per un nuovo musical e non so, devo andare a iscrivermi. Che ci fai qui? Quello che ci fai tu? Non dovevi sparire dalla mia vita? Se dà il caso che questa sia anche la mia. Se Felipe si allontana da Divina, a noi conviene un bene, no? Dio esiste! Dammi un momento per farmi un po' più bello. Brutto, è impossibile. Non ci posso credere. Eccoci, siamo io e Axel, il mio amore. Lei diceva che lo eri. Ti mentiva. Beh, allora credo. No, non credo niente e non voglio più vederti, ok? Chi sono? Le chiavi del mio appartamento. Io non lo uso e se vuoi te lo presto. Non lo posso accettare, quello è tuo. E io sono la tua ragazza. Ti amo e voglio il meglio per te. Quindi se le vuoi, sono tue. Prima sono entrata in camera sua e lei era al telefono con Bruno. E sembrava che lo stesse lasciando. Io so che tu hai bisogno di denaro. Io sono disposta a pagare la cifra necessaria per conoscere tutto quello che sai. Siamo entrambi soli. Catalina, è la prima volta che abbiamo l'occasione di stare insieme. Ti chiamavo perché volevo sapere come stai. Stai bene? Se vuoi che stia bene, non chiamarmi mai più. Vado via da casa. Ma io non voglio che tu te ne vada via. Tu credi che non ci sia nessuna possibilità che io e te stiamo insieme? Te l'ho detto, Felipe. Ti ho già detto come stanno le cose. Mi fa molto male che tu mi chieda questo. Va bene, non te lo chiederò mai più. Non ti arrabbiare, no, per favore, no, no, ti prego. No, non mi arrabbio. Io ti voglio bene. Davvero, e non voglio che tu te ne vada per colpa mia. Possiamo cercare di trovare una soluzione a tutto e troveremo il modo di organizzare gli orari per non incontrarci quando siamo in casa. Come organizzare gli orari? Per favore, Divina, cos'è? Un'azienda? Un negozio? O che altro? Beh, dai! No, Divina, sì, devo solo andare via. Ma ti ho già detto che quella che deve andarsene via sono sì, io, non io tu. Ti ho detto che non voglio che tu vada da nessuna parte. Sì, però questo non è giusto. È la mia decisione e basta. Volevo solo che lo sapessi da me. Va bene? È la cosa migliore. Suppongo sia questo il nostro destino. No, aspetta. Che c'è? Essere liberi non significa che dobbiamo stare insieme. Sì, certo, però io voglio stare con te e tu invece non vuoi stare con me. È che voglio andarci piano. È un po' che ci andiamo piano, non credi? Sì, solo che non voglio che mi metti fretta. Non vorrei fare le cose avventate. Va bene. Allora scusami se ti ho messo troppa fretta. No, va bene. Scusami tu, invece. È che... Non so come spiegarmi. Non importa, non ti preoccupare, capisco. Ciao! Ciao. Non volevo interrompervi, posso aspettare in soggiorno? No. No, dovremmo studiare, scusa. Va bene, parliamo dopo. Che fai? Ho parlato al telefono con Axel. Con Axel? Ti ha chiamata? Sì. E che gli hai detto? Di non chiamarmi mai più. Sul serio, Meli? Sì. E dimmi, come ti senti? Molto meglio, ancora non credo di averlo fatto.
Avevi preso questa decisione già da molto tempo? No, è stato un impulso, ma ora sono più contenta. Sicura di essere più contenta? Sì. E allora meglio così, meglio così. Ora devi solo pensare a te, alle tue cose, ai tuoi progetti, alla scuola, alla radio. Sì, mi voglio solo levare Axel dalla testa per sempre. Vieni, piccola. Andrà tutto bene. Sì. Axel, eccoti qua. Io sono pronta. Andiamo? Sì. Stai bene? Qualche problema? No, sì, tutto bene. Allora andiamo? Sì, guarda che devi stare molto bene per essere all'altezza della situazione. Sì, hai ragione. Non posso starmene con il cuore spezzato e non sfruttare questa grande opportunità. Ah, è successo qualcosa e non vuoi dirmi di che si tratta? Non vorrei parlarne adesso, in realtà. Axel, ha a che vedere con quella... Meli? Ivana... Senti, adesso non voglio pensare a niente che non sia il festival, va bene? Ora voglio solo pensare alla musica, alla festa e a dimostrare a tutti perché sono qui. Così mi piaci. Sai una cosa? Cosa? Tu sei molto bella. Mi piace stare qui con te. Anche a me piace stare con te. Lo sapevo. Andiamo? Andiamo. Non capisco perché non credi che io non sappia niente. Perché so che tu mi stai mentendo, Gina. No, sei proprio fuori strada. Non avrei nessun problema a raccontarti quello che so, perché tu sai già tutto. Ma sì, io so che eri molto amica della madre di Divina. Tutto questo lo so già. Però io so anche che tu sai più di me e non me lo vuoi raccontare, quindi mi stai ingannando. Non ti sto ingannando, Brisa. No. Eri tanto amica di quella donna e non sai chi sia il padre di Divina. Ah, ma per favore, chi vuoi che ti creda? Lei non ha mai voluto dirmelo, anzi, credo che non l'abbia mai detto a nessuno. Sai che c'è? Non continuerò ad insistere. Se ti penti e se ti interessa quello che ti ho proposto, allora sai dove trovarmi. Con permesso. Così anche Sofia si stava iscrivendo al casting. Davvero? Sì. Che ti importa? No, beh, in realtà mi importa, anche se non serve a niente. Beh, di sicuro quell'arpia lo avrà già raccontato a Felipe. Sì, sì, di sicuro. Ma Felipe non mi ha detto niente. Non hai ancora parlato con lui? Sì, sì, ci ho parlato e... sta andando a vivere da solo. Sul serio? Già. Perché? Questioni personali, credo. Con te? Beh, sì, a quanto dice sì, ma in realtà non ho voglia di parlarne adesso. Va bene, come vuoi. Ti dico una cosa che Yoli sa già. Oh no, spero che tu non sia tornato con Lucia. No, ho chiuso per sempre con lei. Ah, che bella notizia che mi stai dando, Ciro. Lo so, per questo te lo dico. E riconosco che avevate ragione. Bene, per fortuna lo hai riconosciuto. Ci hai messo un bel po', però lo hai fatto. Ho capito che non fa per me, perciò. Bene, vado a vedere se riesco a fare matematica. Molto bene, eccellente. È impressionante. No, non sai quanto tempo ha impiegato Ciro prima di decidersi a lasciare per sempre Lucia. Lo immagino. È successo di tutto, ma non ti ho detto niente, perché non volevo farti preoccupare. Invece avresti dovuto dirmelo lo stesso, no, Yoli. No, tu avevi già troppi problemi, non serviva. Beh, sì, d'accordo. Mi dici che cosa ti ha detto Felipe? Di cosa avete parlato? Perché se ne va via? No, Yoli, adesso no. Lo so che non ti va, ma voglio saperlo lo stesso. Ho incontrato Divina in fila per il casting. Io lo sapevo che Felipe gliel'avrebbe detto. Non so se è stato lui, forse l'ha saputo da un altro. E da chi potrebbe averlo saputo? E io che ne so. Tu hai per caso detto qualcosa a Felipe? No, assolutamente no, ma farò finta di niente. Comunque è ovvio che lei glielo dirà. Beh, che glielo dica se vuole. Comunque, se Felipe va nel mio appartamento non vedrà più quella gatta morta. Quest'idea è stata spettacolare. Sì, spettacolare. Ora devo farmi venire un'idea perché non entri nella commedia musicale. Non ti preoccupare, ti verrà in mente qualcosa. Sì, ovvio, farò tutto il possibile perché non entri. E così te ne vai? Ehi, come va? Sì, come l'hai saputo? Me lo ha detto Divina. Capisco. Ti ha detto anche altro? No, no, abbiamo cambiato argomento. Sai che ha incrociato Sofia ad un casting? No, non lo sapevo, nessuno me l'ha detto. No? No. No, però è meglio così. Non dire che te l'ho detto io. No, no, tranquillo, non ti preoccupare, non voglio certo avere problemi. Fai bene. Vuoi che ti dia una mano? Non sei occupato? No, no. Sì, ho altre cose lì dentro. Dai, dai, così che ti aiuto. Continuiamo a parlare. Sì.
Non sai quanto mi dispiaccia per il fatto che Felipe voglia andare via di casa? Glielo hai detto? Sì, gliel'ho detto, però secondo lui questa è una decisione giusta. E tu non ci puoi fare niente? No, io non so che fare. Ad ogni modo, sicuramente questa è la cosa migliore per noi due. Sono davvero convinto che la cosa migliore per ora sia andarmene, anche se mi dispiace. Ti dispiace non vedere più Divina? No, lo dico per i miei fratelli. Mm-hmm. Per mia nonna, per mia madre e comunque anche per voi, certo. Questa è casa mia, è il mio posto, sai. Ma te ne vai? Hai preso una decisione? Sì. Per colpa di Divina? No, no. Ah no? Come non ti devi nascondere? Io so cosa c'è tra di voi e Divina c'entra con questa decisione. Beh, sì, un pochino. Il fatto è che ci siamo complicati la vita e basta, e dobbiamo prendere un po' le distanze l'uno dall'altra. Forse essere distanti è la cosa migliore. Sì, la distanza aiuta molto a sistemare le cose. Comunque sia, con Felipe non c'è proprio niente da sistemare. Continuerà la sua solita vita con la sua ragazza. E tu? E io dovrò occuparmi di me. Di raggiungere i miei obiettivi, di realizzare il mio sogno. La commedia musicale. Sì. Non sai quanto io tenga a questa cosa. Sì, sono degli ottimi propositi, però mi spiace ricordarti che in quella compagnia hai una nemica molto agguerrita. Non puoi abbassare la guardia un minuto, Divina. Sofia è capace di qualsiasi cosa. Io non voglio che Divina e Sofia continuino a litigare. E specie per me. È una situazione molto brutta e non mi piace. Senti, Feli, non è una critica alla tua ragazza, ma sappiamo che Sofia resterà sempre uguale. Che cosa intendi dire? Dovunque tu vada a vivere, Sofia vedrà sempre Divina come una nemica. Perché Divina è incredibile e questo Sofia non può sopportarlo. Sofia non riesce ad accettare il tuo modo di essere, ma questo non ti deve importare perché tu vai bene così come sei. Tutto quello che mi stai dicendo mi rende felice. Sai cosa mi piacerebbe? Che scegliessero te come protagonista e che Sofia rimanesse a consumarsi di invidia. No, invece a me non piacerebbe che finisse così. Voglio solo che ognuna prosegua per la sua strada. Ah, sei troppo buona. Io invece vorrei tanto che fossi tu la protagonista. Ma magari, Yoli. Sarà così. Sai una cosa? Di sicuro darò il meglio di me, te lo prometto. Perché questo è il grande sogno della mia vita. La vostra storia è come Romeo e Giulietta. Due persone separate per l'opposizione delle famiglie. Beh, in questo caso di tua madre, però più o meno è lo stesso. Sì. E poi Romeo e Giulietta finiscono insieme e si baciano. È super romantico. Beh, non mi sembra così tanto romantico, visto che alla fine loro muoiono. Dai, questo non succederà né a te né a Ciro. Sì, perché non ci sarà proprio niente tra noi due. Perché dici questo? Perché io non voglio avere un altro ragazzo. Sai perché dici così? Tu hai paura. Ah, paura? Perché avrei paura? Perché non hai mai avuto una relazione così. Prima con Bruno gestivi tutta la situazione. Ora sai che con Ciro non sarà lo stesso. Andiamo, no, non essere esagerata. Io non sono affatto esagerata. Tu sei innamoratissima di Ciro. Accettalo e mettiti con lui. A me piacerebbe che fossi la sua ragazza. Ehi, Olivia, non stavi dormendo? No, per fortuna no, perché sennò non avrei sentito la cosa bella che ho sentito. Però non... Tu e Ciro. Ciro, io niente. Ma io ho sentito che... No, non hai sentito niente. E ti chiedo di non dirlo per favore a nessuno, perché se mamma lo sa, mi taglia la testa. Vuoi questo? No, non voglio questo. Però dimmi la verità, diventerai la ragazza di Ciro? Sì, diventerà la sua ragazza. Ma no, siete impazziti. Aia, basta con questa storia. Sono tanto triste. Ho un peso così grande sul cuore che non so come fare per non sentirlo. Sei incredibile, Emily. Ah, mi mancherai moltissimo. Anche tu. Non essere triste, Emily. Tornerà presto. No, non tornerà presto. Grande, sembra vero? Che la gente abbia voglia di ballare, no? Sì, sembra proprio che adori la tua musica. Non sai quanto mi sto divertendo. È che hai molto carisma, sono tutti entusiasti. Ascoltami bene, questo momento non lo dimenticherò mai. Che bello.
Devi iniziare con questi esercizi adesso. No, scusa, ma questi esercizi non li so fare. Oh, per favore, almeno mettici un po' di buona volontà. Se non vuoi perdere l'anno, devi superare matematica. Ce l'ho la buona volontà, ma per me è più facile il circo che la matematica. No, ti stai comportando come un bambino. Beh, sai che c'è? Cerca di farli da solo. Io per ora mi arrendo, magari ti aiuto dopo. Ho altro da fare. Per me non è vero, perché se no io lo avrei saputo. Non mento! Guarda, eccolo là. Ora glielo domandiamo. Ciro, è vero che ti sei messo con Catalina? No, chi ve l'ha detto? Non l'ha detto nessuno. Olivia? Nessuno, l'ho pensato io. Lo sai che non ti credo? L'ho sentito dire da Catalina. Sei tonto, eh? Perché mi dici che sono tonto? Perché ti avevo detto di non dirlo a nessuno. Però se tu... Basta, tanto l'hai detto ormai. Dai, non è nulla, sta tranquilla. È che Catalina mi ha chiesto di non dire niente. Sì, ma tu l'hai detto a me. Tu sei un bambino, non è come dirla ad un grande. Per favore, Ciro, ti prego, non dire neanche una parola, perché sennò Catalina viene e si arrabbia con me. Va bene, ma prima, perché non mi spieghi cos'è successo, eh? Ho sentito che Catalina e Daniela stavano dicendo che tu diventerai presto il ragazzo di Catalina. È vero? Sai che sei la bambina più bella del mondo? Mi hai reso molto felice stasera. Ciao, amore. Ciao. Che c'è? Non ti aspettavo. No, sono passata prima di andare a prepararmi per l'audizione. Volevo solo dirti che è un grande passo quello che stai facendo. Ti farà bene. Fa crescere e vivere da soli. E come sempre io ti starò vicina, sai? Sì, grazie. Beh, sì, sì, davvero io sono contento e era ora di farlo, no? Tu che dici? Come va con l'audizione? Sei contenta? Bene, sì, sì, va benissimo. Ho visto anche alcuni del casting per Romeo e... E? Com'erano? Non c'entravano molto con il personaggio. I produttori sono disperati perché non trovano l'attore giusto. Però tu saresti perfetto per Romeo. Sì, sì, sì. Però io non voglio fare l'attore. Beh, ma con la voce che hai e bello come sei, saresti un Romeo perfetto. Beh, io vado, amore mio. Sì. Ci vediamo dopo. Ciao. Potrei fare l'attore? Può darsi. Bene, bene. Chi sarebbe questo ragazzo? È amico tuo? Un mio grande amico. Axel Alvarado, Mark Sadioko. Beh, molto piacere, signor Mark Sadioko. Sadioko, piacere mio. Sono felice di conoscerti. Volevo conoscerti. Davvero? Sì, 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 sì. Hai veramente molto carisma. Mi piace quello che fai. Axel, lui è un agente importantissimo. Tanto a Los Angeles quanto in ogni parte del mondo. Ivana esagera sempre un po'. No, 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 no. Non esagero, è così. Penso sia bellissimo che vi conosciate. Beh, allora grazie mille. Visto che le piace quello che faccio, wiki, wiki. Davvero mi piace quello che fai. Una domanda, hai un po' di tempo per parlare un po' con me? Sì, certo. Bene, parlate tranquilli, io vado lì, bevo qualcosa. Ci vediamo. Va bene. Bene, allora finisco il pezzo e parliamo. Fantastico. Yo! Il bello di vivere nella stessa casa è che ci vediamo spesso. Sì, è vero. Sai qual è il brutto? Che c'è sempre chi ci interrompe. Anche questo è vero. Dovremmo parlare altrove, fuori da qui. Purché non sia la pizzeria in cui ci hanno arrestato. Questa non me la perdonerai mai. Sto scherzando, dai. Dobbiamo uscire. Tu e io da soli? No, beh, se vuoi lo diciamo a Olivia, a Lolo, a Fidel. Dai, smettila di scherzare. Sì, certo, noi due da soli. Dai, Cata, quante domande fai? Ci beviamo qualcosa? Adesso è molto tardi, no? Vediamo. Sì, è tardissimo. Facciamo domani? Va bene. Perfetto. Andrò al centro, quindi ti mando un messaggio e ti dico dove ci incontriamo. Va bene? Perfetto. Bene. A domani. Sì,
Sì, vive qui, Divina, sì. Come no? Sì, le dico io l'orario, sì, certo, sì. Sì, certo, sì. Non dirmi che è quello che sto pensando. Sì. Nah, non so cosa stai pensando, però hanno appena confermato a Divina l'orario del casting. E quale sarebbe? Domani alle 5 del pomeriggio deve trovarsi a teatro. Ah, questa informazione ti può tornare utile, eh? Mi piacerebbe fare qualcosa insieme. Sì, anche a me, lavorativamente. Ho organizzato molti eventi rock di musica elettronica con dei DJ a Marbella, Ibiza. Ho dedicato la vita a questo genere di cose. Accidenti, che bello. Beh, mi piacerebbe parlare in un'altra occasione di questo. Sì, sarebbe fantastico. Solo che io domani parto per Buenos Aires perché dobbiamo allestire il musical di Romeo e Giulietta. Non ci posso credere, io sono di Buenos Aires. Su serio? Sì, sì, sì. Beh, sì, in effetti sì, sembri messicano. Sì, 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 è che sono messicano, proprio messicano in effetti. Ma vivo a Buenos Aires perché mio padre era argentino. Ah, e quanto tempo rimane qui, Axel? Ecco, beh... Per quanto tempo rimango? Beh, una settimana più o meno. Beh, non sarà possibile allora. Ma possiamo fare che io ti do il mio indirizzo e tu mi scrivi un'email, così vediamo di organizzare un primo incontro. Va bene, certo, le scrivo. È stato un vero piacere conoscerla. Il piacere è mio. Noi faremo grandi cose insieme. Lavorativamente, giusto? Lavorativamente. A presto. Continua così. Bellissimo taglio di capelli, eh? Ti ho aspettato, poi mi sono addormentata. Sì, è che sono andata a cena con delle amiche e ho fatto tardissimo. E com'è andata con Olga? Quella donna non mi ha voluto dire una sola parola. Sul serio? Sì, le ho persino offerto dei soldi, ma lei niente. Che strano. No, non c'è niente di strano. Sicuramente preferisce avere come cliente Irene che avere come cliente me. Sì, come cliente. No, no, non capisco cosa vuol dire. Come non capisci? Ma è ovvio che Irene la sta pagando perché lei non dica niente. Ah, tu dici? Certo, lei ha molte informazioni e io le ho anche detto che pensavo di pagarla bene e lei non ha accettato. C'è qualcosa che non capisco. Tu non capisci? Oh, tu non capisci, che strano. Non capisco con cosa l'avresti pagata se tu non hai un soldo. Questo è solo un dettaglio insignificante. E ti dirò che mi piace quello che ha pensato Sofia. Sì, ottimo, andrà bene. Sì, ottimo. Sì, pronto? Pronto, parlo con Divina? Sì, sì, sono io. Chi parla? Sono la segretaria di produzione di Romeo e Giulietta. Volevo dirti che il tuo turno per l'audizione è cambiato. Ti aspettiamo in teatro per le 18 in punto. Certo, benissimo. Alle 18 sarò lì. Grazie mille. Di niente. Molto bene, Brenda. Grazie. Ora la stupida perderà la sua audizione. E noi due rideremo come pazze. Meli, sono così contento che tu abbia deciso di tornare a fare la tua rubrica. Non sai quanto sei mancata agli ascoltatori. E non hai idea a me. Ti prego di scusarmi, sono stata male. Non avevo la forza per fare nulla, ma sei stato generoso con me a non togliermi il posto. Smettila, non ti devi scusare di niente. Questo posto è tuo, te l'ho detto. Per fortuna la tempesta è passata. Sei sicura che è passata? Sì, beh, devo ancora togliermi dalla testa Axel. Ah, ti posso aiutare? Sono qui per questo. Sì? Sì, sul serio. Senti, ti devi distrarre. Ti devi divertire. Sì, giusto, è questo che devo fare. Andiamo in giro. Tutto qui. A fare cosa? Tutto quello che vuoi. Decidi tu. Mi piace l'idea. Sì? Sì. Ti assicuro che ci divertiremo. Te l'assicuro. Lo so. È così bello che Sofia ti abbia offerto le chiavi del suo appartamento. Ti ho sempre detto che quella ragazza è è un incanto di donna. E te lo dimostra ogni giorno. Io non capisco perché, invece di andare a vivere da solo, perché non pensi Dai, mamma, non dirlo, per favore, ok? A sposarla, ops! Io non mi voglio sposare, mamma. Voglio vivere da solo, chiaro? E te lo chiedo di nuovo. Non ti intromettere nella mia vita, ti prego, mamma. Ah, non reagire così, dai, ti sto solo dando la mia opinione. Sì, un'opinione
che però io non ti ho chiesto, mamma. Sì, e scusa se te lo dico, non voglio essere sgarbato con te, ma Sofia mi ha offerto il suo appartamento e basta. Io voglio vivere da solo, punto. Ah, va bene, adesso non è necessario parlare così alla tua povera madre che l'unica cosa che vuole è aiutarti. Oh, cielo, questi figli sono così ingrati. Ora capisco mia madre, certo. Sono diventata un peso quando l'unica cosa che basta, vorrei... Basta, mamma, per favore, lasciami in pace. Ok? Mi sta venendo un dolore nel petto e la bocca mi sa di rame. Respira a fondo, Brisa. Sii forte. Va bene. Ti lascerò in pace. Grazie. Io non so da chi hai preso questo carattere tanto malvagio. Non lo so. Ehi, come sei bella. Dove vai? Esco. Sola? Con Lucas. Con Lucas? Sì, perché faccio male. No, non fai male, ma sai che se ci esci poi si illuderà. No, stai tranquillo che è tutto a posto. No, non è tutto a posto. E non mi sembra giusto che adesso ci esci e poi quando si sarà illuso lo lasci, eh? Ah, Meli, che bella che sei. Dove vai? Esco con Lucas, ma il nostro Ciro non è d'accordo. No, tutto non qui. È questo il fatto. Dico solo che se il ragazzo si illude, poi dopo... Beh, se lui si illude, che chieda aiuto ai suoi amici. Meli ora deve uscire, divertirsi, distrarsi. Ok, allora se per voi fa bene, perfetto. Io vado al centro. Bravo. Ciao. Non devi fare caso a Ciro, va benissimo quello che fai. Devi uscire con Lucas, divertirti e dimenticarti per sempre di Axel. Ciao. Ciao. Oggi sei molto bella. Beh, grazie. Quelle cosa sono? Sono cose che voglio buttare, cose che non mi servono. Spazzatura, ecco. Ora che sto pulendo la stanza, non sai la quantità di cose inutili che sto trovando. Immagino. E tu cosa fai? Esci con qualcuno? No, 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 devo andare al casting e sono un po' nervosa. Il casting, molto bene. E esci ora? No, comunque devo essere lì alle 6 in punto. Va bene, ti andrà benissimo, vedrai. Speriamo. Senti, Felipe, io... Non voglio che tu sia arrabbiato con me. No, no, non sono arrabbiato. Sono ferito, un po'. Sì, è ovvio, ti capisco. Però ho anche bisogno che tu comprenda me. Ti capisco. Io non voglio che tu vada via per colpa mia. Non voglio sentirmi responsabile di questa scelta. No, non sei tu la responsabile, Divina. Questo è un passo che dovevo fare prima o poi ed è arrivato il momento. Beh, sì, però... Tranquilla, Divina, non è niente. Semplicemente è arrivato il giorno in cui ognuno deve proseguire nel proprio cammino. I problemi tra di noi sono finiti. Per sempre. Spero che tu sia molto, molto felice. Sempre. Ti auguro lo stesso. Ti meriti il meglio. Buona fortuna. Grazie. Stavo pensando che dovremmo fare una riunione con la gente per vedere come va e cercare di raccogliere fondi. Mi sembra perfetto. Sì, e poi faremo tutti qualcosa di utile. Vuoi fare la riunione questo pomeriggio stesso? No, non posso. Devo uscire con Kata. Ah, ma che bello. E Lucia? No, con Lucia è finita. Con Ramiro ha passato il segno, basta. Dici sempre così e poi ci ricaschi. No, no, stavolta è vero, basta. Ah, le ragazze. Stavo pensando a una proposta nuova per il programma. Insomma, qualche idea. Non so tu che ne pensi. Però potremmo invitare una persona famosa. Oppure potremmo andare in giro per la città a parlare con la gente. Non so se mi spiego. Il viaggio è stato davvero incredibile. Los Angeles è allucinante. Però mancava tanto Buenos Aires. Non solo per il cibo, l'allegria, la gente. Qui c'è la cosa che più amo al mondo. E quella sei tu. Leila, mi stai ascoltando? Ciao, mi ascolti? Sì, 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 certo. Beh, non mi pare. Guardi da un'altra parte. No, non è vero. Trovo molto interessante quello che dici. Sì, 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 sì. Crapone, come stai? Ora meglio, tu? Insomma, mi manca un po' Ciro. Sì, lo immaginavo. È la storia infinita. Che mi manca? Che vuoi che faccia? Niente. Non devi fare niente. Sei stato con lui? L'hai visto? Sì, sono stato con lui. Ti ha parlato di me? No, di una certa Catalina?
Catalina, Catalina, ecco, Catalina. E mi sembra che si vedano oggi. Ah, si è dimenticato presto di me. Te l'avevo detto che così l'avresti perso. E a quanto pare avevo ragione. Ti stai sbagliando, non è facile dimenticarmi. Ne sei sicura? Molto sicura. Quanto scommettiamo che Ciro tornerà con me? Vogliamo scommettere? Scommettiamo. Beh, non sono ancora sicura. Ancora? Sì, c'è qualcosa nella gonna che non... Questo? Sì, mi piace. Sì, mi piace il colore, però non... No. No, i fiori, c'è qualcosa che non... Le calze, lunghe. E questo? Bello, La gonna mi piace, però non hai le gambe troppo scoperte? Ah, sì, sì, no. No, no. Non gli piacerebbe. No, no, è molto corta per me. Sei perfetta, sì, mi piace. E quale ti piace di più? La celeste con questi disegni rosa, mi piace. Pensa se questo fosse il giorno in cui vi mettete finalmente insieme. No, non è questa l'idea, Come sarebbe a dire? Ne ho già parlato con Ciro e credo che sia un po' troppo presto. Vengo da una storia molto lunga. Sì, va bene, Kata, ma se a te Ciro piace. Però ci dobbiamo conoscere meglio e rafforzare il nostro legame. La sai una cosa? Io non credo a una parola. A te piacerebbe essere la ragazza di Ciro, però non ti vuoi sbilanciare perché hai paura. Ti ho portata qui perché con questa giornata di sole, con questa splendida giornata... Con il caldo torrido che fa, dobbiamo prenderci un gelato, o no? Dai, tirati un po' su! Andiamo! Maestro, amico, campione! Come stai? Ecco. Guarda, sì. Guarda che cos'è. Banana e nocciola. Impressionante. Grazie mille, amico. Ci vediamo. Guarda questo gelato. Guarda che cos'è. È pazzesco, è un dipinto, un'opera d'arte. Non trovi anche tu? Vedi, un'uscita così romantica, o no? No? Bene. Un mazzolino di fiori. Ora sì che merito un bacio, o no? Ah, quanto amore spontaneo! Divina! Stai uscendo? Sì, vado al casting. Ah, sì, che bella notizia. Spero che ti vada bene. Sei nervosa? Sì, molto nervosa, molto. No, non hai motivo di esserlo. Tu sei preparata, sei puro talento, pura energia. Io voglio darti una cosa. Perché ti porti fortuna. È per me. Ecco. Davvero? Prendila. Oh, grazie. Io ce l'ho da quando ero molto giovane, sai? E a me ha portato fortuna. Quando stava per nascere mio figlio, non sai quanto ho pregato che fosse un bravo ragazzo, che fosse sano e che fosse felice e una buona persona. E così è stato. Mio figlio era una persona meravigliosa. Dopo è stato il turno dei miei nipotini. L'ho chiesto per ognuno di loro. E tanto male non è andata. Ora tocca a te. Tocca a te tenerla. Perché si realizzi tutto quello che tanto desideri. E che tanto meriti. Divina, l'opportunità arriva una volta nella vita. Non fartela sfuggire. No, no, non me la farò sfuggire, vedrai. Sono contenta che tu sia tanto convinta. tesoro. Sei un sole. Tu sei un sole. Un sole che si sta spegnendo. Tu, invece, hai tanta energia. Tu illumini tutto. È molto bello quello che mi stai dicendo. Però è la verità. Lo sai, Irene, parlare con te mi dà molta forza, molta energia. Grazie davvero, tu mi dai tanto coraggio. Va, non piangere che diventi brutta. Brutta tu non lo diventerai mai.
Respira a fondo. Con forza. Ti andrà molto bene. Sì, sicuramente sarà così. Io pregherò per te. E ti manderò tutta la mia forza. Non ho dubbi che sarà così. Perché con tutta la forza che mi stai dando e la mia determinazione, sono sicura che tutto andrà per il meglio. Avanti. Grazie, Irene. Grazie di avermi accompagnata. No, è stato un piacere. E non è per galanteria, voglio che tu lo sappia. No? No, è per egoismo. Così posticipo un po' il momento dei saluti. Mi sono divertita. Sono contento. Mi ha fatto davvero bene uscire con te. Sei riuscita a toglierti Axel anche solo un pochino dalla testa? Sì. Ma non è abbastanza, eh? Perché dici così? Beh, perché so che è difficile per te, lo capisco. Scusa, perdonami. No, non mi devi chiedere scusa. Non dire così. Sapevo perfettamente come sarebbe andata. Beh, perlomeno ho fatto quello che potevo. Sei stato molto bravo, grazie. Mi piace che tu me lo dica. Voglio vederti felice, Emily. Su col morale. Sei tanto dolce. Sì, anche tu. Sei molto dolce. Mi piace stare con te. Voglio che tu lo sappia. Grazie. Bene. Quante altre volte mi dirai grazie? Sono solo due volte che ti dico grazie. Sì, certo, e con questa fanno tre. A domani. Ciao. Entra, nonna, per favore, entra. Grazie. Che significa questo? Me ne vado, nonna. Come te ne vai? Vado a vivere da solo. Come mai non me l'hai detto? Beh, scusa nonna se non l'ho fatto. Ero occupato con il trasloco e a eliminare quello che non mi serve. Però certamente te lo avrei detto al più presto. Sì, è chiaro, però mi sorprende che... Lo so nonna, però non sono più un bambino. Sono grande ormai. Oh sì, sì, questo è certo, però... È strano che tu non me l'abbia detto. Noi parliamo sempre di tutto. Lo so, hai ragione. Ma ho deciso molto in fretta e ho preso la decisione da solo. E dove andrai a vivere? Beh, non è stato tanto complicato. Sofia ha un appartamento che lei non usa e me lo ha offerto. E vivrai lì? Mm-hmm. Felipe, a me sembra bello che tu voglia avere la tua vita, la tua indipendenza, il tuo spazio, il tuo posto. È normale, succede a tutti, però tu l'hai deciso così, da un giorno all'altro, senza dire nulla, senza parlare. Qualcosa non va? No, non ho niente. Principe, che cos'è successo? Beh, qui ci sono delle situazioni che mi fanno star male. E credo che sia meglio prendere un po' le distanze, no? Ti riferisci a... A Divina, nonna. Ci sono dei problemi che io non posso risolvere. Per questo me ne vado. È la cosa migliore da fare. Bene, ragazze. Esercitatevi anche a casa, ma non troppo, sennò poi superate il maestro. Ciao. Io vado, crapone. Ah, ti vedi con Kata, giusto? Sì, sì, tra 5 minuti. Buona fortuna. Grazie. Ne ho bisogno. Figurati. Poi ti racconto. Ciao. Ciro, devo parlare con te. Sono molto preoccupata, per favore non andartene. Detto che vai di fretta, ma per favore non hai un minuto. No, sto non ho molto un minuto. Male. Non ho un minuto. Come non hai nemmeno un minuto? No, Lucia, devo andare. Non ti sto chiedendo molto. Senti, ascoltami bene. Se vuoi parliamo domani o in un altro momento, ma ora non posso, devo andare. Ciro, non mi puoi fare questo. Mi conosci da tanto tempo. Non mi puoi lasciare quando sto come sto. Per favore, sto tanto male. Vederti così mi fa star male. Anche se tu mi hai ferito, non voglio vederti soffrire. Però non posso parlare con te adesso. Bene, se te ne vai, sappi che non mi vedrai mai più, Ciro.
fai qui? Sono tornato. Ma come? Il mio turno è passato? Sì, avevi appuntamento alle 5 e sono le 6. Ma io avevo appuntamento alle 6. Non so chi te l'abbia detto, però era alle 5. E non posso più fare il casting? No, perché sono già andati via. E non so, un altro giorno, in un altro orario. Era solo oggi. Le giuro che mi hanno chiamata e mi hanno detto alle 6, lei mi deve credere. Senti, questo non è possibile perché noi lavoriamo con un solo piano che è questo. E come vedi, il tuo era alle 5. Mi dispiace tanto, però hai perso la tua opportunità. Ci speravo così tanto. Non c'è più niente da fare. Scusami. Siamo due geni. Assolutamente sì. Mi piace vederla soffrire. Le ho detto che la guerra era iniziata. E guarda un po', divina, hai perso la prima battaglia. Come può aver fatto una cosa simile? Come può averlo fatto non lo so, ma si sa che la sua cattiveria non ha limiti. Ti ho detto che dovevi fare attenzione. A quanto pare hai perso la scommessa. No, non credere. Non è ancora detta l'ultima parola. Però che sorpresa. Non immaginavo di rivederti tanto presto. No, no, neanche io. Kata, per favore, io avevo tanta voglia di uscire con te, eh? Farti una cosa simile non avrebbe senso. Pensi che io sarei capace di darti buca di proposito? Meli, possiamo parlare? Ti ho detto che non voglio parlare con te. Amica, che cosa c'è? C'è che Felipe se ne sta andando. Tu gli credi? Sì, Ciro non è un bugiardo, non è come gli altri. Quando dici gli altri ti riferisci ad Axel? Ciao, ciao, amici, buongiorno, come state? No, che ci fai qui? Perché se certe cose accadono qui, io posso avere qualche controllo sulla situazione. Mentre se accadono nell'appartamento dove abita Felipe, io non so niente. Ciao. Ciao.